Il 21 novembre 2024 il sito Dillinger News di Fabrizio Corona ha diffuso la notizia dell'arresto di Alessandro Basciano a Milano per stalking e minacce nei confronti di Sophie Codegoni. Tuttavia, la verità è ancora avvolta nel mistero tra smentite, cambi di versione e nessuna conferma ufficiale da parte dell'interessato. Secondo quanto riportato, la polizia sarebbe andata a casa di Basciano per arrestarlo, accusandolo anche di aver danneggiato l'auto di un amico di Codegoni. Le critiche mosse da due investigatori social sono state smentite, ma la situazione rimane incerta. Alessandro Rosica e Amedeo Venza hanno dapprima smentito la notizia dell'arresto, ma successivamente sembrano essersi ricreduti. Biagio Danelli ritiene che si tratti di una fake news, mentre Deianira Marzano ha condiviso dettagli su un presunto confronto tra Basciano e un amico di Sophie. Basciano ha smentito tutto tramite Instagram, ma Corona sostiene di avere prove a supporto delle accuse. Al momento non ci sono prese di posizione ufficiali da parte di Basciano o del suo legale. La situazione resta dunque incerta e sarà necessario attendere ulteriori sviluppi per chiarire la verità su quanto accaduto. Resta il fatto che l'arresto di Alessandro Basciano è stato al centro di molte polemiche e discussioni, alimentate anche dichiarazioni contrastanti dei